Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui, ci ritroviamo con Dishonored. Avevamo appena finito la nostra missione, cioè avevamo rapito lì il medico Sokolov. Ci ritroviamo qui nella nostra stanzetta con la Emily che ci aveva chiesto se poteva rimanere qua. E per il resto, adesso se non sbaglio, dobbiamo. Vediamo un attimo. Dobbiamo interrogare Sokolov, ok. Allora andiamolo a cercare come prima cosa. Là. Mettiamoci in modo. Ok, non so dove sono. Vai. Finestra. Eccoci. Che sta spiando? Cosa sta Non spiando? è come sembra. Stavo inventando una nuova serratura. Sì. E la chiave era a forma di Occhio. fiocco di neve. Ah. In realtà non ci sono serrature. Stavo, sai, sbirciando dalla serratura. L'avevo intuito. C'è la signorina dietro, di la verità. Che spi mentre fai il bagno sono affari tuoi. Esatto. Sì, capisco. Beh, qualsiasi cosa tu stia pensando io l'ho già capita. Sono un filosofo, ma Sì. sono anche un È anche gentiluomo. un puttaniere. O almeno ci provo. Ok, non ci riesci benissimo, devo dire. Ma possiamo spiare anche noi, cioè. A questo punto, scusa, cioè non è per qualcosa, ma tanto vale. Ma se entriamo, salve. Oh, scusi. Sto per fare il bagno, non lo vedi? Sì, è appunto per questo che sono entrato. Un po' di compagnia. Corvo, ti assicuro che in circostanze differenti avrei accettato la tua proposta. Ma ratti, peste e tirannia non creano l'atmosfera adatta. Vabbè, però, scusa, uno che si chiama Corvo. Mi dispiace, nel frattempo leggo un po' di roba, prendo un po' di roba sicura. Allora. Non posso crederci. Mi avevano detto che avrei lavorato per dei gentiluomini. Vabbè, sta a fa raffinata. No, vabbè, noi glielo diciamo. Ho apprezzato la galanteria. Ora, se vuoi scusarmi. Va. Chiudiamo e andiamo da Sokolov Troverete le che. ragioni di grande emergenza prima di richiederle. Contattate il vostro assessore alle tasse per ottenere i buoni. Vediamo dov'è. Ma minchia sta Sokolov. Oh, l'avete imboscato sto tipo, eh? State a fa fai chilometri. Sokolov collabori. Medico Regio, ritengo che tu e Corvo vi siate già conosciuti. Almeno lui conosce il significato della parola lealtà. Bah, io sono leale al mio spirito. Sei tu che complotti con il ricercato numero uno dell'impero. Quali facciamo Sono certo che cicare? Corvo sia innocente e non abbia ucciso l'imperatrice. E che l'ex capospia, il cosiddetto Lord Reggente, sia un tiranno spietato e voglia distruggere questa città, cuore stesso dell'impero. Vi sbagliate se credete che tra me e il Lord Reggente regni l'accordo. Non conosco le Vabbè, vostre intenzioni, ma vi assicuro che non mi spavento facilmente. forse non mi temi, Sokolov, ma temi questi ratti. Anche se non portano la peste, ho sentito dire che un branco può scarnificare un bambino in 30 secondi. Che orrore. Quanto credi di resistere prima di parlare? Prima di implorarci? Ratti, sono loro i tuoi nuovi amici, ammiraglio? Sono i tuoi amici che ci interessano, Sokolov. Sfoggia i ratti, sfoggia i ratti. Sappiamo che hai ritratto la compagna del Lord Reggente, l'aristocratica che sta finanziando i militari con i suoi egoismi. È lei che ti permette di controllare la città e dobbiamo sapere come si chiama. Spiacente, ammiraglio, non ne ho idea. Dai, sguinzagli i ratti. Non li sguinzagli i ratti? Ci devo pensare io? Ti spezzo Fai le parte di questa plebaglia, ma so che hai i tuoi motivi. mani. Proprio così. Vogliamo solo sapere chi è la compagna del Lord Reggente. Tutto qui. Ho deciso di non dirvelo. Dovrete costringermi a parlare, ma vi avverto, la mia forza di volontà è leggendaria. È leggendaria? Vabbè. Vediamo se i ratti sono affamati. Forse posso convincere con qualcosa. No, no, vediamo con i ratti. Vai con Piacere, i Sokolov. No, non i ratti. Fermi, fermi! Vi dirò tutto quello che volete. Ah, bella Devo leggendaria. salvaguardare le migliori attività intellettuali di Downwood. Sì, certo. Non posso dirvi molto.
Non l'ho mai vista in volto, né ho mai saputo il suo vero nome. Si fa chiamare Lady Boy. Sì, io l'ho ritratta da dietro. E vi assicuro che è comunque un dipinto eccezionale. Ma non so quale Boy sia. Dovevano presentarmela proprio al ballo in maschera dato in suo onore stanotte. Ma immagino che non parteciperò. Ci vado io. Ballo in maschera a Villa Boy. Ci vado stanotte. Io. Tempismo perfetto. Cole. Grande. I Boy sono ricchi e spietati. Quindi la sicurezza sarà alta. Certo. Ma tu hai già la tua maschera. Non è vero, Corvo? Sì, ti piace. Esatto. Potrai confonderti con gli altri ospiti. Dovrai scoprire quale delle boine è legata al Lord Reggente ed eliminarla nel modo che preferisci. Ci siamo quasi. Corvo, se avrai successo, potremo colpire il Lord Reggente e insediare la nostra Emily sul trono. Che il vento ti aiuti. Vabbè, ok, quindi abbiamo interrogato il tipo. Dobbiamo... andiamo alla festa? Andiamo alla festa. Ok, ritroviamo... Ho sentito che stasera andrai al ballo a Villa Boyle. Sì, dai, questo avrei un piccolo favore da chiedere. Del tipo? Porteresti questo messaggio al Lord Shaw? Lo vedrai. È un uomo rude con una maschera da lupo. Magari mi starà cercando. Ok. Sapevo che Fatima ci avrebbe detto tutto quello che avevo. Torniamo al nostro barcaiolo. Magari passerei anche da Piero a vedere se ci... no, sta là Piero. Ciao bimba. Piero, ma me lo fai uno sconto visto che t'ho beccato? Il medico Reggio ha molti difetti ma apprezza il buon vino. No, questo è Wallace. Dove cazzo sta Piero? 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 Piero, che ti stai imboscando? Ti sono grato per la discrezione nella questione tecnica di prima. Quindi? Allora, quindi mi fai uno sconto? Hai bisogno dei miei servizi? Possiamo tornare subito al negozio. Ok. Il progetto che hai portato a Piero ha sbloccato questo potenziamento. Stivale furtivo 1. Allora. Potenziamenti. Vediamo stivale furtivo 1. Riduce il rumore dei passi. Costa un botto però. Sì che ce l'abbiamo però. Capienza dardi. Aumenta il 10 numero di dardi standard trasportabili per la balestra. Questo potrebbe servire. Qua che altro? I dardi della balestra viaggiano più velocemente e più lontano. Anche questo. Ricarica più rapida della balestra. Effetto sedativo dei dardi è immediato anche in combattimento. E anche questo è utile. Allora, primo la portata della balestra. Poi la quantità dei dardi. E a questo punto anche queste qua. Almeno ci muoviamo più silenziosamente. E vediamo se possiamo acquistare qualcosa, perché visto che... di questi ce n'ho zero, quindi... due me li prendo. Dardi normali quanti ce n'ho? 4 su 20. Costano un botto, vabbè. Non è giusto così. E direi di andarcene, basta. Cioè, hai spillato un bel po' di soldi, manco uno sconto mi hai fatto, maledetto. Ho capito, ma uno sconto mi dovevi fare. La gratitudine ci fai sta ceppa. Andiamo a Piero. C'è Piero. Samuel. Andiamo, andiamo. Il ballo in maschera delle Boyle. Andiamo. Sarà divertente. Beh. Ma non per tutti. Ok. Pronto? Certo, andiamo a uccidere un po' di gente. Ricordiamoci che dobbiamo consegnare la lettera all'uomo lupo. Di questi da lupo. Se ci riscoltiamo fa niente. L'importante è che ammazziamo un po' di gente, come detto. Quella è la priorità. Misericordia, il Lord Reggente è stato davvero generoso con la famiglia Boyle. Non credevo di trovare qui dei Tallboy.
Attento, Corvo. Quelli non scherzano. La buona notizia è che una volta entrato, la maschera ti confonderà tra i presenti. Divertiti con la gente altolocata. Meglio tu che io. Scendiamo qua? Cioè, dove cazzo mi hai lasciato? In mezzo a... Cioè, devo fare una cosa... Guarda questo, mi ha lasciato proprio in mezzo alla via. Maledizione! Guarda Cristoforo Colombo. Fanculo. Leggiamo sta roba. Una delle boyle è colpevole. La sua identità deve essere scoperta. Confonditi alla festa in maschera per trovare il tuo obiettivo. Va bene. Ma possiamo andare in giro con la spada sguainata? Cioè roba del genere. Guarda qua. Questa zona è riservata esclusivamente agli invitati su richiesta dei padroni di casa. Io sono invitato. Forse. Vediamo se mi beccano. Mi beccano. Ma non sono invitato, vaffanculo, cazzo. Vabbè, facciamoci uccidere. Cazzo dove? Ditemelo prima, no? Che devo aggirarmi in modo quatto. Detto qua mascherato, sto parato. Invece no. Riproviamo, va. Maledizione, vediamo un attimo di... Quindi dobbiamo sguisciare via a sti robottoni qua. La parola. Vai. Riprendiamo da qui. Buttiamoci in acqua. I robottoni sono cattivissimi. Comunque da là riesco a... ad infilarmi da qualche parte, direi. No. Anche no. Intanto qua c'è qualcuno. Qualche... c'è qualche bestia che mi sta smangiucchiando. Maledizione. Allora, io direi quasi di impossessarci di un piranha del genere. Se riesco a... ad individuarli. Eccole qua. Grande. Perché non funziona, porca puttana. Ok, ha funzionato. Bene. Vediamo se riusciamo ad entrare qui. Grande. Ok. Bene. Perfetto. Festeggiata si svolge in zona neutrale. Cerca di confonderti. Una delle boyle è colpevole. Vabbè, se c'è. Siamo in condizioni un tantino pietose. Comunque, vediamo se vai nella... vabbè, se nelle cantine. Quindi in teoria adesso non dovrebbero beccarci sempre. In teoria, tutto questo in teoria, perché poi in pratica ci inchiappettano. Prova a confonderti tra i presenti. Allora, prima cosa togliamo la spada, che magari potrebbe destare dei sospetti. Magari, non è detto. Qui c'è un po' di vino, così a caso, buttato. Occhi ai sorci, figli di una sorcia maiala. Aspetta. Ecco, già ci siamo fregati tutte le cure qua. Porca puttana, sti bastardi. Chiave richiesta e non ce l'ho. Ok, la spada ce la teniamo allora, perché qua non c'ho neanche qua la chiave. Maledizione. C'è un buco per i sorci qua da qualche parte. Magari in possesso di un topo, in modo amichevole. Ok, direi di no. Siamo rimasti chiusi in cantina, ottimo. Un po'. C'è neanche un topo dall'altro lato. Aprite sta cazzo di porta.
Ok, Houston, abbiamo un problema. Bene, non so dove devo andare, non so cosa devo fare. Ottimo. Non devo spiare, devo entrare. Là c'è il buco, che ho capito, ma da dove cazzo? Non c'è un'altra entrata da questo lato, e questo è il problema. Allora, secondo me c'è una runa da... Ah, no, è là dentro. Queste non si rompono, quindi... Houston, abbiamo un problema. C'è il buco per i topi. Dove cazzo devo andare? Porca troia. Che vediamo se riusciamo a impossessarci di quel fottutissimo topo. Dai cazzo. Dai, no, non ci riusciamo a impossessare il topo, non è che c'è. Non ci basta. No.
Ragazzi, sono riuscito da qua perché non si entrava da là, non ho capito perché, forse sono io che non ho visto bene qualcosa, però sta di fatto che non ho trovato niente per entrare, quindi me ne sono andato. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare una strada alternativa. Se si passa qui da qualche parte, perché vaffanculo sti cazzo di topi. Sono anche in condizioni pietose io. Sto morendo. Merda. Merda. Allora. Ok. Qua le mosche, ma che è? Sti maledetti appestati. Affanculo, non mi vomitate addosso, maledizione. Ok, mi sa che sono morto comunque. Sì, sono morto. Ok, sono morto. Sto cazzo con la bottiglia vuota. Maledizione. Houston, abbiamo un serissimo problema qui di salute. Proprio serissimo. Non so neanche dove sto andando. Spero di trovare del cibo prima possibile. Anche qualcosa di poco commestibile, non so. Roba di balena. Visto che qui va molto di moda roba di balena, allora magari qualcosina giace. No. Adesso stiamo trovando monete a palate. Vediamo questo osso che ci dava. Le armi sguainate non ti rallentano, ok? Uccidendo i ratti l'adrenalina aumenta leggermente. No, qual è quello che mi ha dato adesso? Non lo so, vabbè. Fa niente. Ci teniamo quelli che ci abbiamo. Ok, speriamo allora che sarà questa la porta giusta. Attenzione. Sali. Entra. Una tortina. Rubiamoci un po' di roba, così. Andare lì nella villa, ma non. Porca puttana, ma è tutto chiuso, cazzo. Porca puttana. Cazzo, ci arrivo là. Maledizione. No, qua non si va da nessuna parte. Penso non arriveremo mai a questa. No, siamo punto e a capo. Bene. Non ho la più pallida idea di dove devo andare. Qui non entreremo mai. A meno che. Ma c'è quel tipo là. Passiamo qua. Allora, vediamo un attimo. Ce n'è uno lì. Ok,
e basta. Possibile? Ah no, ce n'è un altro là. Mi sembrava strano. Che guarda verso dove? Ah no, dentro. Allora facciamo. Ok, tutto chiuso, naturalmente. Tutto chiuso, bene. Niente, non si potrà mai entrare qua. Sono tutte porte chiuse. Solo porte chiuse. Sto anche morendo qui, non... ragazzi, sinceramente non... facendo casino. No, mi frega un cazzo questo. Porca puttana. Vabbè, facciamo che scateniamo l'inferno, va. O anche no. Tipo un dardo così, quelli cazzudissimi. Cos'è stato? Vediamo se si addormenta. Assolutamente no. Bene. Molto utili questi dardi, veramente fantastici. Ok. Saccheggiamo. Grande. Cioè, qui mettiamo i dardi normali, perché quelli non è che abbiano funzionato poi tanto. Grande. Vediamo il gabbiotto. Ma c'è qualcosa per curarsi nel gabbiotto? Perché inizio ad avere difficoltà. Questo non ci interessa. No. Grande. Ottimo. Dopodiché moneta. Moneta. Questo non ci interessa. Allora, vediamo un attimo. Ok, qui ci dovrebbe essere quello. Quindi direi di fare una salvata così a caso. E anche di vedere un attimo qua dentro se riusciamo ad entrare senza farci beccare in modo completamente stealth. Attenzione. No. Vaffanculo. Dai che non è successo niente, signorina. Stiamo qui a guardare il capello. Facciamo così. Li mettiamo qui. Allora, questo è stordito, però... non vorrei che poi si risvegliasse. Si trova circondato da cadaveri. Quindi... a questo punto... direi di metterli tutti qui. Chiudiamo la porta. E adesso non so se posso andare in scioltezza mascherato. Aia. Aspetta, salvo. Sto salvando milioni di volte, ma come detto è meglio mettersi al riparo da eventuali inchiappettamenti. E vediamo se possiamo andare in giro adesso vestiti. Ci vedete? Cioè, mi vedete? Posso? 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 Ok, grandi. Lord... benvenuto a Villa Boyle. Grazie, grazie. È stato un piacere. Allora, qua dovevo consegnare sta roba all'uomo lupo, qua, sto tipo. Sì? Ciao, bello. C'è un messaggio da Lord Pendleton. Complimenti. Pendleton? Sì. Chissà cosa vorrà da me. Pendleton è un vigliacco. È solo un sacco di sterco. Spero almeno che ti abbia pagato bene. Vabbè, sti cazzi. Intanto noi il messaggio gliel'abbiamo dato. Adesso dobbiamo andare a trovare la signorina lì. Godetevi la festa, si tiene all'interno. Vado, vado. Ok. Salve. Salve. Entro, entro, entriamo a Villa Boyle e facciamo una strage, ragazzi. Anzi, direi a questo punto di terminare qui questo video. E noi ci ribecchiamo al prossimo video gameplay con
il nostro corvo all'interno di questa festa, vedremo di divertirci. Volevamo dare un'occhiata su, ma l'uomo di guardia è uno stronzo. Gli spacchio il Dovevo culo. Dovevo dargli una lezione. Questa festa è una farsa. Fa soltanto il suo lavoro. Non si sa mai chi può imbucarsi a una festa del genere. Infatti, chiedo scusa, coi cattivoni che girano in giro. Ovviamente non parlo di voi. Sono gente disperata. Sabe. E voi sono ricchissimi in questi tempi. Allora. Sciocchezze. Vuoi averli a soldo ufficiali della milizia per fare scena? Sei ossessionato dalle Boyle. Vabbè. Ah, no, questa è lì. Invitati. Ma non è che è scritto come stanno. No, vestiti, no. Firma il libro degli ospiti, sì, firma. Vediamo se ci siamo. Corvo Attano. Grande. Che mi dice di questa festa? Sei tra gli invitati? Sì, sta scritto là. Prova con la White, ha la maschera da falena e si sente sola. La maschera da falena. Stai cercando di riconoscerle? Pensavo di dare una sbirciatina al piano di sopra. Per te è barare. No, no, vai tranquilla. Uccidi Lady Boyle, facoltativo. Raccogli informazioni agli ospiti. Salve. Benvenuto alla festa. Sì. Non ci conosciamo, vero? Non lo so. Ok, ho raccolto informazioni, ma... aspetta un attimo. Scopri che costume indossa il tuo bersaglio. Sali furtivamente al piano superiore e perquisisci le tre camere da letto in cerca di indizi. Va bene, ragazzi, allora io direi di... che ci vediamo al prossimo gameplay. Ok, dai. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da quel tale.